Bentornati in studio. In apertura di questa seconda parte di Free News torniamo a parlare dell'aeroporto di Comiso. Continua infatti la protesta da parte del PD e del deputato regionale Giuseppe Di Giacomo, che il prossimo 3 luglio si recherà all'aeroporto di Catania per andare a sigillare i check-in dello scalo Etneo. Sentiamo. Continuano le iniziative a favore dell'apertura dell'aeroporto di Comiso. Il deputato regionale del PD Pippo Di Giacomo ha messo in piedi un'altra particolare protesta che andrà in scena il prossimo 3 luglio all'aeroporto di Catania. Insieme ad altri esponenti del suo partito andrà a sigillare i check-in dello scalo Etneo. Nonostante le encomiabili iniziative delle ultime settimane, compreso il sit-in davanti al Ministero dell'Economia del 18 maggio scorso e l'affumazzata dell'Etna sulla pista di Catania, ha dichiarato Di Giacomo, nessun risultato è stato ad oggi consuntivato, nessun passo avanti concreto per l'apertura dell'aeroporto di Comiso. Ed ancora per l'esponente del PD ci sono troppi silenzi da parte del governo nazionale e del comune di Comiso, che dopo anni dal completamento dei lavori ancora deve collaudare l'impianto. Dunque domenica 3 luglio si svolgerà l'ennesimo atto di quella che oramai sta diventando una vicenda dai contorni tragicomici, con Di Giacomo che andrà a sigillare i check-in dell'aeroporto di Catania, ovviamente nel radicato pacifismo e per dire chiusi noi, chiusi tutti. Si è svolto ieri pomeriggio a Comiso un incontro promosso dal PD e dall'associazione Leali sul tema del lavoro e sulle prospettive d'occupazione dei giovani, ma vediamo com'è andata nel servizio. La politica del lavoro, tema della conferenza nazionale che il Partito Democratico terrà il 17 e il 18 giugno a Genova per fissare la propria strategia politica per l'occupazione e la difesa del lavoro e dei lavoratori, con particolare attenzione alle fasce giovanili. La Sicilia, in particolare, è oggi l'ultima delle regioni italiane per tasso di occupazione giovanile, a dimostrazione di un problema drammatico che sta generando un nuovo fenomeno migratorio dai contorni drammatici. Ieri pomeriggio si è tenuto a Comiso un incontro organizzato dal PD cittadino, al quale hanno presenziato il segretario del partito Gigi Bellassai ed il responsabile nazionale del lavoro del Partito Democratico Stefano Fassina. Qui da Comiso, dalla provincia di Ragusa, parte un messaggio forte del PD che mette al centro delle proprie politiche il lavoro in un momento di crisi particolare, in un momento in cui il sistema economico è bloccato, lancia un messaggio di cambiamento molto forte. Dare centralità al lavoro significa dare dignità soprattutto a chi opera, a chi mette il proprio lavoro a servizio della società. Oggi possiamo dire addirittura che l'articolo 1 della Costituzione non vale più, cioè l'Italia non è una repubblica fondata sul lavoro e quindi bisogna investire in il lavoro attraverso tutti i meccanismi necessari a partire dal mezzogiorno. Qui nel mezzogiorno i giovani sono circa il 50% di disoccupazione, siamo in un sistema in cui le imprese in provincia di Ragusa per esempio perdono competitività e dunque lo sforzo deve essere quello di sostenerla dal punto di vista locale ma anche dal punto di vista nazionale. Una strategia complessiva per il lavoro non può, a dire degli esponenti del PD, in alcun modo rinunciare nel suo processo di elaborazione all'importanza del confronto nel mondo produttivo ed economico-sociale e del valore aggiunto che le esperienze di eccellenza sul tema possono dare alla definizione di politiche ad elevati impatti e all'individuazione di misure concrete, soprattutto per la specificità della nostra provincia. L'incontro con Fassina è stato determinante nello scambio reciproco di impressioni, considerazioni e riflessioni sulle problematiche dello sviluppo e dell'occupazione nella nostra provincia. Noi dobbiamo avere come priorità il problema dell'occupazione dei giovani, delle giovani donne, in particolare meridionali. Noi abbiamo una serie di proposte che vanno tutte nella direzione di sostenere la crescita, perché se non c'è crescita non ci può essere lavoro per le generazioni più giovani e poi misure anche per contrastare la precarietà, perché un lavoro una volta che è trovato non può essere un lavoro senza un minimo di sicurezza, senza un reddito minimo che lo garantisce. Stasera ne parliamo e facciamo di questo l'epicentro della nostra battaglia politica. Si è concluso con la consegna dei patentini simbolici per la guida delle biciclette e il progetto Strade Sicure del secondo circolo didattico Plesso Senia di Comiso. Un'esperienza ludico-didattica il cui obiettivo è stato quello di insegnare agli alunni le norme del codice della strada per iniziare fin da piccoli a sviluppare il senso civico e l'importanza del rispetto delle regole del codice stradale. Vediamo.
Dopo il grande successo del progetto Strade Sicure, che ha avuto il suo culmine in piazza Fonte Diana a Comiso, gli alunni delle classi quinte E ed F del secondo circolo didattico Plesso Senia della città casmenea hanno conseguito il patentino simbolico che ne attesta la capacità di andare in bici nel pieno rispetto delle regole della strada. Accompagnati dall'insegnante Gregoria Maggiore, Maria Columbo, Maria Giovanna Lauretta, Flavia Minardi e dalla preside Giovanna Campo, tutti gli alunni partecipanti all'iniziativa hanno realizzato un percorso in bici, regolamentato direttamente dal comandante della Polizia Municipale Antonio Ferile e dai volontari dell'Associazione Vittime della Strada. Soddisfatta dell'esito dell'iniziativa e dell'ottimo risultato raggiunto, la preside della scuola. I bambini sono stati avviati sapientemente dagli insegnanti e per questo progetto la cui iniziativa parte dall'Associazione Vittime della Strada. È un percorso che noi abbiamo accolto molto ma molto volentieri, perché più sono piccole più facilmente riusciranno ad apprendere questa cultura della regola per la sicurezza stradale. Quindi noi abbiamo avviato questo percorso, sarà a loro poi fruirne bene, però intanto anche se simbolicamente abbiamo consegnato questo patentino, loro hanno appreso come bisogna muoversi, quali sono le segnaletiche importanti da rispettare, e questa parola appunto, il rispetto, che insomma ce la ritroviamo un po' dappertutto, è una parola che è stata ripetuta più volte e che sicuramente sarà entrata nella loro giovane mente. Un'esperienza che i ragazzi non dimenticheranno e che ha visto diventare un'esperienza ludica come l'andare in bici, un momento di grande importanza educativa. I bambini hanno appreso le norme del codice della strada, importantissime anche andando in bici, e sicuramente questa esperienza li faciliterà nella loro crescita e nelle fasi future della loro vita, quando si troveranno a condurre motocicli o automobili, senza dimenticare che di certo servirà loro anche come pedoni della strada. La preside Campo ha voluto ringraziare anche le famiglie degli alunni che hanno collaborato allo svolgimento del progetto. Gli alunni sono stati tutti molto contenti dell'iniziativa e anche dei risultati ottenuti. Hai partecipato al progetto Strade Sicure, ti sei divertita? Sì. Che cosa ti ha insegnato? Segnali stradali, come si ci comporta sulla strada. Quindi anche andando in bicicletta bisogna stare attenti? Sì. Vuoi dire qualcosa ai bambini della tua età che non hanno il patentino, ma un consiglio? Sì, un consiglio è di stare attenti e di rispettare sempre le regole della strada. Anche tu hai il patentino adesso? Sì. Che cosa ti hanno insegnato? Mi hanno insegnato che anche la cosa più importante per stare nelle strade è sapere le regole, perché non si sa mai che cosa può succedere. Quindi anche quando sei con i tuoi amici in giro adesso stai attento? Certo, da qualunque parte. Prestigiosa affermazione per gli alunni della quinta A ginnasio del liceo classico Carducci di Comiso. Gli studenti comisani infatti hanno ottenuto un prestigioso terzo posto al concorso nazionale di giornalismo scolastico organizzato dall'Associazione Il Refuso di Roma in collaborazione con l'ESA, l'Ente Spaziale Europeo, e con l'Ordine dei Giornalisti. I giovani giornalisti carducciani si sono distinti nella sezione video realizzando proprio un video sui disastri naturali, molto apprezzato perché gli studenti sono riusciti a coniugare i temi del giornalismo ambientale con le materie oggetto di studio al liceo classico, spaziando da Lucrezio a Leopardi. Oggi e domani giornate di festa per Ragusa Ibla e Ragusa Superiore in onore del copatrono della città, San Giorgio. Diversi momenti religiosi organizzati e le iniziative collaterali. Vediamo. Ragusa è in festa per San Giorgio. Oggi e domani la festa in onore del copatrono vedrà il suo culmine. In città sono attese decine di migliaia di fedeli. Il calendario prevede un fitto programma di appuntamenti e manifestazioni. Questa mattina, a partire dalle 9, hanno avuto inizio le sante messe in programma nelle chiese delle Anime Sante del Purgatorio, dove si trova ricoverata l'Arca Santa, e nella cattedrale dove si è invece fermato il simulacro di San Giorgio Martire. Alle 18 al Duomo la Santa Messa animata dalla Corale Parrocchiale. Alle 18.30 in cattedrale un'altra Santa Messa. Al termine, intorno alle 19.15, proprio dalla cattedrale di Ragusa, prenderà il via la solenne processione con il simulacro di San Giorgio, che partendo dal tempio dedicato a San Giovanni Battista, arriverà prima nella chiesa Anime Sante del Purgatorio, dove rivelerà l'Arca Santa. Subito dopo la processione precederà fino all'arrivo nella chiesa madre di San Giorgio. E domani il momento clou sarà rappresentato proprio dalla processione del simulacro di San Giorgio tra le vie del quartiere barocco, con inizio alle 19.30. Ricco anche il programma contemplato dal calendario ricreativo culturale, con la 10ª edizione della cronoscalata ciclistica di San Giorgio, la tradizionale Fiera del Docce e l'8ª edizione del Palio dell'Alloro,
corsa podistica in salita in ricordo della raccolta dell'alloro per la festa di San Giorgio. Con questo servizio termina il nostro TG, vi ricordo che potete seguirci anche all'indirizzo online www.freetvonline1.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.